Bene, allora io inizierei i lavori della mattinata. Innanzitutto io sono Alfredo Leonardi, responsabile del settore progetti aree portuali dell'Istituto. È il settore nell'ambito del quale è stata curata la realizzazione di questo prodotto, di questo rapporto. Mi preme innanzitutto ringraziare i colleghi Marco Faticanti e Massimiliano Boltrini che insieme alla dottoressa Viviana Lucia del settore valutazione impatto ambientale sono gli effettivi autori e realizzatori di questo lavoro. Il lavoro sarà online, scaricabile dal sito, dal sito web dell'Istituto oggi stesso. Chi sarà interessato ad approfondirlo noterà la notevole mole di dati che sono stati analizzati dai colleghi e quindi anche noterà lo sforzo che gli stessi hanno fatto nel rendere i risultati di questa analisi facilmente fruibile all'utente. All'utente inteso come operatore del settore o operatore semplicemente interessato alla tematica o anche il decisore, eventualmente il decisore politico. Due parole sul programma di questa mattina. Il programma di questa mattina è quello che vedete proiettato alle mie spalle. Io intenderei fare una piccola variazione di questo programma per suddividerlo in due momenti, un primo momento di carattere istituzionale e un secondo momento di carattere più tecnico, al termine di ognuno dei quali chi vuole potrà intervenire, fare domande e sollevare questioni. Direi di vedere un attimino, salto il discorso dell'importanza fondamentale dell'importanza del settore del sistema portuale nazionale e del settore logistico a questo collegato, in quanto ne ha fatto già cenno il nostro direttore e vi verrà meglio illustrato molto probabilmente dal segretario generale di Assoporti. E vado direttamente ai contenuti che avrete modo eventualmente di vedere nel lavoro. Il lavoro si inserisce tra le attività di reporting dell'Istituto e praticamente lo studio è finalizzato alla conoscenza di alcune tematiche nell'ambito portuale correlate al traffico marittimo che insiste in queste particolari aree. I temi che vengono affrontati nel lavoro sono l'evoluzione della recente, tra l'altro, normativa del sistema portuale e logistico italiano e quanto a questo correlato a livello internazionale ed europeo. Un altro contenuto del rapporto è l'analisi dei dati di traffico marittimo nazionale, gli incentivi che vengono dati per l'intermodalità di trasporto, in particolare quella marittima. Viene fatto qualche accenno sulla navigazione delle acque interne, viene poi fatta un'analisi delle emissioni atmosferiche dovute al traffico marittimo nazionale e internazionale. E viene data una descrizione dei recenti orientamenti nell'utilizzo dei carburanti navali, recenti orientamenti per far sì di trovare dei carburanti alternativi a quelli tradizionali. Viene data una panoramica sull'uso delle energie alternative sulle banchine dei nostri porti e inoltre viene fatta una panoramica sulla problematica della pianificazione portuale con un particolare accenno, un focus sulle procedure di VIA, di valutazione di impatto ambientale e di VAS. Il lavoro poi alla fine, in modi appendici, è corredato di più di 25-26, non ricordo esattamente, schede sinottiche in cui vengono riportate le principali caratteristiche e peculiarità dei maggiori porti italiani, cioè delle 24 attuali autorità portuali nazionali e di altri porti maggiori. Ovviamente, come ho scritto in questa slide, il lavoro non intende essere esaustivo nel suo genere, ma complementare ad altri lavori che sono realizzati nell'ambito di altre istituzioni. E soprattutto intendo puntualizzare che nel lavoro non vengono trattate alcune tematiche particolari portuali, per
quale i dragaggi, quale l'inquinamento acustico nei porti, quale lo sversamento di sostanze pericolose in mare, in quanto questi argomenti sono già egregiamente trattati da altri egregiamente, dico, da altri colleghi di dipartimenti dell'istituto. Bene, a questo punto, dopo questa panoramica generale, darei direttamente la parola al segretario generale dell'Assoporti, dottor Paolo Ferrandino, che ci illustrerà gli ultimi eventi in merito alla normativa nazionale in campo logistico portuale. Grazie.